Allora, buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi ai Seminari Generali dell'IAC. È un piacere per me presentarvi oggi Giovanni Ciccotti, e che oggi terrà il seminario. E allora, Giovanni è un professore emerito della sapienza, ed in particolare è associato qui, eh, anche merito associato, diciamo un'associatura di tipo A con noi all'IAC, e, e quindi diciamo un grande piacere mh, averlo con noi. E oggi eh, il suo seminario sarà dal titolo La meccanica statistica classica visti, vista da un fisico computazionale. Allora, grazie, Giovanni. Grazie a te e buongiorno a tutte queste anime belle che ci vedono mediante gli spazi virtuali. E allora, che cosa voglio raccontare oggi? Quello che voglio raccontare oggi, grosso modo, cominciamo subito a intralazzare con in questa macchina. Cosa voglio raccontare oggi? Cos'è l'equilibrio? L'equilibrio dal punto di vista, diciamo, non proprio meccanico, l'equilibrio termodinamico, l'equilibrio macroscopico, l'equilibrio per la sta me meccanica statistica, e che è il primo passo perché in realtà eh, il mondo non è sempre, anzi raramente in equilibrio. Poi vi devo giustificare questo classical perché in realtà io fondamentalmente eh, parlerò di meccanica statistica classica, però... Eh, Posso giustificarvi il fatto che in un amplissimo set di fenomeni questa basta e avanza, e voglio anche farvi vedere che è, diciamo, è quasi un accidente, nel senso che è, è la statistica di sistemi che hanno una dinamica che poi sia classico o quantistica comporta delle differenze, ma formalmente non fa una gran differenza. Poi voglio presentare quello che io chiamo il sogno di Boltzmann e quello di Gibbs. Che è la dinamica molecolare, cioè come un fisico computazionale realizza le condizioni per la validità della meccanica statistica e voglio farvi vedere che il non equilibrio stazionario, molto diverso per la fisica, però dal punto di vista computazionale e anche formale è molto simile all'equilibrio e invece poi voglio, la parte finale sarà un, un piccolo cabrare. E vorrei farvi vedere che in realtà la meccanica statistica in un equilibrio si fa tutto sommato altrettanto bene di quella di equilibrio, cioè spiega i fenomeni termodinamici in equilibrio altrettanto bene e che c'è un modo computazionalmente interessantissimo per risolverla che fa riferimento ai nobilissimi nomi dell'antipaticissimo Onsager che nel 1933 aveva formulato fondamentalmente gli elementi fondamentali della termodinamica nell'equilibrio e Cubo, che invece ne aveva dato una fondazione statistica. Allora vediamo cos'è, cominciamo a vedere che cos'è l'equilibrio. Se voi prendete, racchiudete un sistema di molti corpi simili che evolve con forze indipendenti dal tempo. Dopo aver fatto all'inizio quello che vuole, il sistema raggiungerà uno stato stazionario. Che vuol dire uno stato stazionario? Non vuol dire che non ci sia moto. Vuol dire che comunque io guardi questo moto abbastanza caotico del sistema, qualunque elemento, eh, diciamo, questo moto caotico potrebbe essere considerato un processo stocastico stocastico e sarà un processo stocastico stazionario. Queste sono le condizioni in cui le proprietà di questo sistema potrebbero manifestare la termodinamica di equilibrio. Va bene? Come un meccanico, diciamo uno che faccia meccanica e non semplicemente termodinamica astratta, come può calcolare le proprietà fisiche del sistema? Allora, il sistema normalmente io qua già l'ho scritto in forma classica, ma non deve disturbarvi questo fatto. Se io ho un sistema meccanico composto di tanti elementi simili, diciamo addirittura uguali, e posso rappresentare questo sistema mediante coordinate e impulsi, cosa che posso fare anche in meccanica quantistica, solo che questi diventano operatori e non vettori nello spazio reale e quindi chiamo RP collettivamente l'individuazione dello stato del sistema, questo sistema non potrà avere altre proprietà che quelle che sono esprimibili come funzioni dipendenti dai parametri sempre gli stessi del sistema, di questo spazio degli stati, nel caso della meccanica classica è lo spazio delle fasi, come si chiama, eh, queste proprietà meccaniche saranno in quanto funzioni, della roba che non è per nulla costante, anzi cambierà molto nel tempo, ma diciamo dal punto di vista statistico, quello che mi interessa all'ordine zero sono le medie temporali del comportamento di questo sistema e le medie temporali le intendo come le medie su tempi molto lunghi di questa proprietà eh, lungo la traiettoria. Questo non è classico. Se io intendo l'operatore O, funzione degli operatori RP, e ne prendo il valore medio meccanico quantistico, e ciò l'evoluzione temporale sugli stati, con Schrödinger o con Eisenberg che fa la stessa cosa, il linguaggio non cambia. Allora, guardate una cosa molto carina. Questa è l'idea per ottenere la fisica, le proprietà macroscopiche non sono altro che le medie temporali dell'evoluzione dinamica del sistema. Questo integrale riscrivetelo in modo discreto per capire quello che, sto, che voglio fare. E allora se discretizzate questo integrale, normalmente ne entrerà lì, ma non c'è bisogno di roba troppo astratta, no? Allora se discretizzate questo integrale lo potete riscrivere come uno sul numero dei passi temporali con cui rappresento la dinamica, l'evoluzione del sistema da 1 a n, cioè sul numero dei passi della traiettoria di questo osservabile mediato. Sarebbe per l'intervallo, oh, scusate, sarebbe, e poi non torno indietro, sto mai sarebbe per il passo di integrazione, questo sarebbe nh per h, se semplificano, insomma questo è. Adesso fate l'operazione concettuale di guardare questa media temporale discretizzata e di dire ma no, non me la far fare sugli istanti di tempo raggruppa insieme tutti gli stati uguali o diciamo circa uguali, no? immagino di aver discretizzato questo spazio delle fasi, quindi immagina di mettere insieme tutti gli stati e di sommare sugli stati che sono stati visitati da questa traiettoria. Va bene, se è abbastanza lunga la traiettoria ci saranno delle ripetizioni e io questa somma la posso riscrivere come somma. Il numero di stati visitati L diviso il numero di stati totale visitato però con L, dove adesso con L non è un indice di tempo, è quello stato in particolare, il valore dell'osservabile in quello stato. Se torno dalla discretizzazione alla formulazione integrale, vedete che questa è una frequenza al limite per n che va infinito, diventa una probabilità. L'integrale mi dice che ρ in dRdp è questa probabilità. Va bene? Rho è una densità di probabilità e io ho che la media temporale, se questa operazione ha avuto successo, è anche il valore atteso su una certa probabilità della proprietà fisica in questione. Va bene? Una volta che vedo questo, io vedo la cosa seguente. Io vedo che in realtà le proprietà statistiche dipendono da due quantità essenziali una quantità è una particolare proprietà diciamo o cappello la funzione dello spazio delle fasi la cui media temporale mi dà, o ma è anche una probabilità di questo insieme caotico di evoluzione è anche una probabilità che per ragioni storici i fisici avendo inventato sta cosa prima di Kolmogorov eh, invece di chiamarla densità probabilità hanno chiamato ensemble, ma eh, voi te ne fregate, sapete che è una probabilità. Va bene allora, vedete che se io fossi capace, e questo è il sogno di Boltzmann, di seguire la traiettoria del sistema e sapessi qual è l'osservabile, io potrei conoscere la termodinamica del sistema per quella proprietà, cioè il valore statistico di quella proprietà. Ma se non fossi in grado di seguire la dinamica, cosa che sono in grado di fare forse per un sistema, per un gas ideale, diciamo, ma non se c'è un'interazione, sistema armonico, ma non se c'è un'interazione, anche il sistema armonico richiede gli molti calcoli, no? Se diciamo non sono in grado, vedete che c'è una via alternativa, cioè questa è l'osservazione, e poi diventa il Boltzmann Dream, la, la capacità di calcolare questi integrali, cioè di calcolare dei valori attesi su una densità di probabilità. Va bene? Questo modo alternativo mi toglie il problema per l'equilibrio di dover calcolare tutta l'evoluzione del sistema per capire quali sono le sue proprietà statistiche. Normalmente è questione di linguaggio, si chiamano le proprietà individuali come la O, che potrebbe essere per esempio la pressione, no? oppure diciamo adesso mi niente, ma insomma calore specifico, quello che volete, no? proprietà meccaniche. Oppure sono queste, queste proprietà legate alla densità di probabilità che vengono normalmente chiamate proprietà termiche e che sono più difficili da calcolare. Un esempio di più, proprietà termiche è l'energia libera, perché? Perché eh, perché io possa calcolare la probabilità, campionare la probabilità, mi servono delle ripetizioni. Cioè, mi serve che uno Stato sia rivisitato e per un sistema statistico complicato come un sistema meccanico, rivisitare lo Stato è difficile. Quindi, forse, e anzi, teoricamente, magari riesce a stabilire quale dovrebbe essere la probabilità, ma se volessi calcolarla sarebbe sicuramente molto più difficile che calcolare una media. Quindi, la meccanica statistica non è altro che dire. Un sistema meccanico di tanti gradi di libertà, fatti da oggetti uguali, no? eh, può essere studiato non nelle sue idiosincrasie, ma statisticamente. Se faccio questo, se il sistema interagisce senza dipendenza dal tempo, eccetera, io dovrei poter ritrovare completamente, conoscendo le caratteristiche del sistema, le sue proprietà statistiche, ovvero la termodinamica. Ok? Ripeto. Classico non è importante qui, è importante che io abbia un sistema con un'evoluzione che possa guardarlo. Adesso guardiamo al punto di vista delle leggi fondamentali perché la meccanica statistica classica è ancora interessante e molto importante. Ve lo dico e lo sottolineo perché in realtà dal punto di vista del calcolo eh, si sono riusciti a fare delle cose molto interessanti quantisticamente ma la dinamica quantistica anche con i migliori calcolatori è ancora un larghissimo mistero e quindi se dovessimo aspettare di poter fare la dinamica statistica o diciamo calcolare eh, Gibbs statisticamente per esempio per i fermioni cioè per particelle che hanno una statistica che è quella di fermilica che è un po' particolare ancora avremmo ben poca fisica invece voglio far vedere che la meccanica classica è ancora molto utile per fare un sacco di fisica. Allora cominciamo con una cosa quasi da ridere. Per i fisici esistono quattro interazioni fondamentali, che poi forse sono addirittura tre in particolari condizioni. Eccetera, cioè la gravitazionale, eh, l'elettromagnetica, le interazioni deboli e le interazioni forti. Eh, parliamo di oggetti che non si muovono relativisticamente, relativisticamente per lo più, quindi. Della relatività ci interessa poco la teoria quantistica dei campi. È la teoria fondamentale, ma è molto importante per tutti i fenomeni in cui sono importanti le interazioni forti e deboli oppure anche quelle elettromagnetiche, ma generali. E quindi a noi tutto ciò ci frega molto poco e possiamo dire che una tranquilla, o, diciamo, meccanica quantistica non relativistica fatta con potenziali di interazione e alla Schrödinger, cioè la prima meccanica quantistica, è più che rigorosa per trattare queste proprietà di un sistema di oggetti elementari, atomi, eh, nuclei e elettroni, abbastanza elementari messi insieme. Quindi io avrò che tutto può essere trattato con una funzione generatrice della dinamica che è la miltoniana che conterrà l'energia cinetica dei nuclei, l'energia cinetica degli elettroni e l'interazione fra loro. Che a questo punto è solo Coulomb, perché gli nuclei sono carichi, gli elettroni non sono carichi, la gravità non ci interessa, le altre interazioni non si vedono perché il nucleo è un oggetto stabile, quindi non c'è altro nel nostro mondo. Va bene? Questa funzione generatrice della dinamica la, la, la dovrebbe generare con eh, Schellinger e quindi è questa equazione più che celebrata che è l'equazione di la quale poi è a tutto affatto equivalente, tutto equivalente all'equazione eh, di indipendente dal tempo e lo scrivo senza. Una soluzione di bruta forza di questa equazione così scritta è largamente oltre anche i migliori calcolatori, nella sua forma generale, però si può fare qualcosa. Allora immaginate di trascurare il fatto che i nuclei, che sono belli pesanti, si possano muovere e concentrare su questa sub che io chiamo miserabile pulsore Che io chiamo uh, uh, hamiltoniana elettronica. Che vede gli elettroni mobili, la interazione fra loro presente, e la interazione con i nuclei presente come un campo esterno. Quindi, questa è una hamiltoniana. Parametrica dei nuclei. Bene? Questa anche lei è parecchio difficile, ma in linea di principio, eh, lei insomma, si può trattare, e in particolare si può trattare la forma indipendente dal tempo, eh, ci riporta la stessa cosa, e quindi si dovrebbe poter calcolare l'insieme degli autovalori. Della equazione di Schrödinger indipendente dal tempo, insieme agli autovalori che sono adesso però parametrici nelle posizioni nucleari e corrispondentemente gli autostati dipendenti dal tempo. Normalmente, un sistema per le ragioni più varie, fondamentalmente, perché eh, diciamo dopo un po' eh, le piccole perturbazioni mi portano lì normalmente si trova nello stato fondamentale comunque in generale si trova dove gli pare ma eh, io ho che può accadere che proprio perché gli i nuclei sono molto più pesanti degli elettroni questi autostati siano tali che la loro dipendenza da r sia molto piccola rispetto alla dipendenza degli autostati dalle coordinate elettroniche se questo accade la soluzione generale Può essere sempre sviluppata in termini di questi autostati e di ampiezze nucleari, loro dipendenti dal tempo. Questi, invece, non dipendono dal tempo, che sia maledetto il cursore. In queste condizioni, se lo stato elettronico ha raggiunto lo stato fondamentale, ed è sullo stato fondamentale, io posso dire che la soluzione generale è chi zero, che dipende dal tempo, questa ampiezza, per questa funzione. Abbiamo quella che si chiama l'approssimazione adiabatica, che è spessissimo soddisfatta, gli elettroni stanno buoni, buoni lì, i nuclei si muovono, ma si muovono adiabaticamente, cioè si muovono permettendo al sistema elettronico di riequilibrarsi sullo stato fondamentale. È una dinamica lenta dei nuclei che non scuote gli elettroni che rimangono in stato fondamentale e quindi... Io ho che questa che, diciamo per i fisici che sanno di che parlo bene, questa non è, è un'ampiezza, non è una funzione d'onda, questa diventa di fatto la funzione d'onda nucleare, ma attenzione, la funzione d'onda nucleare è che muove i nuclei non più nel potenziale fondamentale, che è il potenziale colombiano, ma nell'autostato elettronico, che quindi è una funzione complicata a piacere, da qualcuno deve calcolarla, di r, e che mi dice che i miei nuclei si muovono in un campo rivestito, che è il campo che risulta dall'interazione colombiana fra loro e con gli elettroni e che agisce individualmente in questo modo. E non è più un campo fondamentale, va bene? È una specie di potenziale medio che io posso o calcolare se sono abbastanza bravo oppure posso modellizzare in modo tale che mi rappresenti il sistema fisico. Una volta fatto questo mi rendo conto che i nuclei sono oggetti piuttosto pesanti e che se la differenza in genere, la differenza fra i nuclei che adesso sono i miei oggetti fondamentali, queste particelle puntiforme, che si dovrebbero muovere quantisticamente e che sono in un campo che è il campo eh, detto: eh, questi nuclei, se stanno normalmente a, a una distanza che è molto maggiore di quella che si chiama la lunghezza d'onda di De Broglie, che ho scritto H è la costante di Planck, Kb di quella di Boltzmann, Mn è la massa nucleare, e T è la temperatura del sistema. Questo è un argomento semiclassico. Se, come quasi Quasi sempre accade, non accade solo nei plasmi, la distanza internucleare è molto maggiore di lambda, oppure a bassissima temperatura, quando ci sono i fenomeni come la superfluidità. Se questo accade, allora in realtà io non ho bisogno di risolvere l'equazione di Schrödinger per i nuclei, che è molto complicata. Ma posso essere tutto contento di risolvere l'equazione classica di Newton, perché è perfettamente giustificata e soddisfatta. Quindi abbiamo una larga famiglia di fenomeni. Che può essere completamente e perfettamente capita con la meccanica classica. E quindi ci abbiamo fatto un passo avanti. Allora, abbiamo un sistema classico che interagisce con un potenziale effettivo. Insisto su questo perché nella mia vita di, di fisico, e quando ero piccolino e che cominciavo a studiare queste cose, sto fatto che si usassero questi strani potenziali mi era molto misterioso ma perché si usano questi potenziali cioè se la materia interagisce con Coulomb chi sono questi Leonard Jones questi potenziali di coppia e perché deve usare potenziali di coppia perché è con sé un potenziale efficace la cui forma può essere solo calcolata con molta fatica ab inizio come si dice oppure può essere rappresentata come si dice fittata con cattivo italiano cioè rappresentata mediante un procedimento che mi dà delle forme funzionali e dei parametri da aggiustare, creando così dei modelli fenomenologici che in realtà sono risultati di grande successo e capaci di rappresentare molto bene fluidi, solidi ed altro. Il modello più semplice di queste interazioni sono potenziali additivi di coppie e cioè potenziali fra tutte le particelle, tutte interagiscono con tutte, ma come somma di tutte le coppie i e j. Va bene, quindi somma sui minori di j. In questo caso le equazioni numericamente sono integrabili e diciamo integrabili non per noi a mano, siccome eh, diciamo, fortunatamente sono stati tirati fuori, lo vediamo fra un secondo, oggetti che calcolano cioè fanno un'operazione elementare in un microsecondo all'inizio, cioè all'inizio quando è cominciato il giochetto, e oggigiorno arriva a 10 a meno 9 secondi o anche più, quindi nanosecondo o meno, in realtà sono proprio integrabili. Quindi teoricamente abbiamo N atomi, N dovrebbe andare all'infinito, ma su questo devo dirvi una cosa fra un secondo, atomi o molecole, ma le molecole andrebbero costruite, cioè ho n eh, particelle puntiformi con certi parametri, massa, carica, momento magnetico, che hanno posizioni R1 e RN, eh, eventualmente sono molecole saranno sette connessi da potenziali che le tengono insieme, interazioni: devo chiudere il sistema perché per raggiungere l'equilibrio, per avere una condizione di stazionarietà. E quindi devo mettere delle condizioni al contorno se devo integrare l'equazione del modo, Devo darmi una condizione iniziale che è inessenziale, ma che è importante scegliere con intelligenza per poter seguire il sistema. Quindi per poterlo calcolare e non perdere tempo nella parte meno interessante. E poi le leggi di Newton realizzano quello che è il famoso sogno di Laplace, cioè che se io potessi integrare le equazioni da meno fino a più infinito conoscerei tutto il passato e predirei tutto il futuro. E vabbè, ma non ce n'è più niente in realtà. Adesso il primo miracolo. Tu questi calcolatori che vanno alla velocità che vi ho detto, in realtà negli eh, anni 50 più di qualche decina, qualche centinaio di particelle non potevano integrarle. E allora uno dice, ma la termodinamica vale per un numero d'Avogadro di particelle, come mai? La verità è che in realtà non serve andare a numeri così grandi per vedere le proprietà statistiche. E ve ne do un esempio che mi fa molto ridere. Per i militari, se un soldato disobbedisce, è disobbedienza. Se due obbediscono, è disobbedienza. Se però cinque disobbediscono, è insurrezione. Entra lo stato della repressione. Perché? Perché più di cinque è un movimento collettivo. Cioè è un movimento di natura statistica, c'è cioè dietro un'idrodinamica, non è più un movimento di individui, gli individui sono stati dimenticati. E quindi quello che è successo, che già con quei calcolatori, cioè quel 10 alla 9, in realtà stiamo addirittura oltre ormai, 19 che dice che eh, con i computer di oggi, non quelli di ieri, si possono risolvere anche alcuni miliardi di particelle. Va bene, è uno sforzo particolare, ma si può fare. Allora, computazionalmente, se io metto un numero ragionevole di particelle dentro una scatola, scatola, quindi c'è una condizione al bordo, c'è una geometria particolare, e fisso una densità, quindi il numero di particelle l'ho fissato, prendo un volume adeguato per ottenere una densità che mi sia fisicamente interessante. Fisso le condizioni iniziali, fisso le, le condizioni al contorno, eh, non state a guardare il resto di questa slide, sono i dettagli per dire posso integrare e posso, eh, diciamo, eh, realizzare l'insieme degli stati, la cui considerazione statistica mi offre eh, la, la termodinamica. Guardate, c'è una cosa molto bella, la termodinamica che abbiamo studiato tutti, Einstein l'ha definita con furbizia una teoria di principi, cioè c'è il primo principio, conservazione di energia, il secondo, irreversibilità. Poi c'è pure il terzo che non ce ne importa niente, e eh, è una gran disciplina, ma è una disciplina che non calcola nulla. Con il solo caso dei sistemi indipendenti, cioè del gas ideale, la termodinamica mi dice cosa può succedere, cosa è interessante guardare, quali sono le proprietà significative, ma non è in grado di calcolarle, perché non ha dietro nessuna. Eh, teoria del perché questo accade sa solo dirmi che deve accadere dentro i limiti imposti dai due principi la meccanica statistica è il sogno del fisico perché invece se sa che deve calcolare calcola esattamente tutto basandosi sugli elementi fondamentali i punti materiali del mio sistema in queste condizioni io sono in grado di fare quello che devo fare eh, qui vi devo dare una piccola, so, una vista. No? Ho detto che ci sono proprietà eh, meccaniche e proprietà termiche. Le proprietà termiche sono proprietà probabilistiche e che sono più difficili da calcolare, però sono molto importanti. In termodinamica, noi sappiamo. Che esistono delle funzioni chiamate ter potenziali termodinamici che contengono tutte le proprietà fisiche del sistema fondamentalmente per derivazione. Se io fisso come parametri di partenza l'energia del sistema, il suo volume e il numero di particelle, questo potenziale termodinamico è l'entropia. D'altra parte, in un sistema meccanico dove l'energia è conservata, se ho visto l'energia, visto il volume, visto il numero di particelle, abbiamo visto con Gibbs che tutto viene fuori da chi? Tutto viene fuori dalla densità di probabilità. Ora, la densità di probabilità in linea di principio è difficile a calcolarla. All'equilibrio però noi sappiamo due cose. Noi sappiamo che il moto è molto disordinato, è un modo caotico, e sappiamo che questo moto caotico si svolge sulla superficie a energia costante. Allora sappiamo che se possiamo supporre che il moto sia così caotico da rendere tutti gli stati microscopici equiprobabili, allora sappiamo che se riusciamo a misurare questa è geometria, la misura della superficie a energia costante, che qui ho chiamato sigma di EVN allora la probabilità eh, sarà de sigma su sigma, perché uno su sigma, se avete un dato uniforme, no? il dato è un sesto, e, e se conoscete qual è il numero degli stati, e il numero degli stati è misurato dalla probabilità, se sono equiprobabili, no? allora la densità di probabilità sarà 1 su sigma. La probabilità sarà desigma sigma su sigma, ma una volta che passa i logaritmi desigma sigma è trascurabile rispetto a sigma, figuriamoci il logaritmo. Quindi io posso scrivere che questa, scusate, sempre la stessa cosa, che questa è uguale a questa fondamentalmente, e quindi che eh, la probabilità è, eh, diciamo, eh, che il, il logaritmo della probabilità è la funzione che mi genera tutta l'informazione statistica e dunque è uguale. Quindi il principio che tutti abbiamo sentito una volta nella vita, che è definito da Boltzmann, ma scritto così da Planck, che noi in realtà se abbiamo l'informazione statistica abbiamo i potenziali termodinamici, è banale, ed è che l'entropia non è altro che su scala estensiva perché il volume sullo spazio delle fasi cresce esponenzialmente quindi il logaritmo cresce linearmente quindi S è fondamentalmente proporzionale alla grandezza del sistema N o V se volete e la probabilità andrebbe avanti con l'esponenziale mediante il logaritmo si riducono sulla stessa scala Kb ha solo una funzione dimensionale e ovviamente questo è uguale a questo questa cosa è stata usata molto furbamente da, da, Planck, da Einstein già nel 1905, quando si occupava del modo browniano, perché invece di guardare questa equazione così l'ha guardata al contrario. Lui ha detto all'epoca: S so conoscerla, so misurarla, P no. Allora, P è uguale esponenziale di meno Es su Kb. E con questa ha fatto una teoria delle fluttuazioni largamente incomprensibile, per lo più, ma invece che è banale perché se c'è una probabilità c'è un sistema che non è eh, deterministico, c'è un problema che fluttua e quindi lo posso calcolare. Quindi abbiamo capito che in realtà teoricamente posso fare delle cose e posso individuare chi è chi e poi si tratta di calcolarlo. E questo è quello che sappiamo fare. Perfetto. Vi ho detto e vi confermo che l'energia libera è una brutta bestia. In realtà per calcolarla si, si utilizzano dei trucchi, anche, anche i computazionali che hanno questi bei calcolatori devono utilizzare dei trucchi perché in realtà valutare direttamente una probabilità in uno spazio multidimensionale significa aspettare che il sistema ritorni su se stesso e questo non accade mai. Ma guardate che succede se io sono interessato invece a una proprietà particolare. Se sono interessato a una particolare proprietà particolare, il suo valore medio nel senso di Boltzmann può essere ottenuto come il valore medio valore atteso. E allora, per quelli a cui piacciono i delta, si segua questo sviluppo, ma è banale. Allora, questo integrale lo posso ridurre a un integrale valore atteso dei valori dell'osservabile nello spazio delle fasi integrati. Con la probabilità di Ostaro quindi non ho bisogno della probabilità in questo spazio grandissimo che è lo spazio delle fasi, ma ho bisogno della probabilità di questo osservabile che è una grandezza fisica, un numero, va bene? Una variabile casuale in realtà. E quindi so che io posso ottenere proprietà termiche mediante probabilità marginali e le proprietà marginali, proprio perché sono invece quantità unidimensionali hanno integrato sulla ricchezza degli stati microscopici, in realtà eh, sono ottenibili abbastanza facilmente. Quindi la meccanica statistica per un computazionale è qualcosa che si calcola molto bene. Che ci si è fatto? Allora, qui è proprio un glimpse, è una, una cosa rapida. La prima cosa che si è studiata, e questo è molto divertente, la prima cosa che si è studiata... Sono i liquidi semplici. Perché i liquidi? Perché i solidi armonici e i gas rarefatti si sanno calcolare anche teoricamente. Il liquido è questa strana bestia che, per un verso, è molto denso e per l'altro tutto è fuor fuorché armonico. Se un sistema non è armonico, quindi quadratico, quindi poi gaussiano, insomma, eh, analiticamente non si calcola niente. Invece, numericamente si calcola tutto. Quindi il primo grande successo che è partito nel 1956 e è arrivato fino agli anni 80 è stato capire che cosa sono, come si comportano, come si predicono le proprietà dei liquidi semplici. Ma rapidamente si è andati verso i sistemi molecolari, 71 e Raman con l'acqua, poi si sono introdotti i sistemi esplicitamente carichi, poi ci sono i sistemi molecolari più complessi ancora dell'acqua e si è cominciato a fare della material science e infine nel 76 si è arrivati a simulare le prime macromolecole o macromolecole biologiche su questi modelli che non spiegano tutti i fenomeni, in particolare ricordatevi che siamo sempre nella Borno Oppenheimer è in stato fondamentale e però si è potuto attaccare di bruta forza una farmaceutica microscopica e lo studio delle, delle molecole costitutive, diciamo, della materia vivente, quindi si è aggredita la biologia. Va bene? E questo è molto divertente, e non ci insisto adesso perché oggi il seminario è tecnico. Ma è questo divertente perché è stata una ricostruzione dell'albero delle discipline. Cioè, oggi, mediante questo procedimento, la meccanica statistica è diventata strumento fondamentale della chimica, della chimica organica, della chimica della materia soffice, della materia biologica e quindi la, la fisica è diventata non più la prima disciplina ma un po' isolata, è diventata la disciplina fondamentale che imparando i problemi dalle scienze preesistenti li risolve, ma c'è un'unificazione enorme prodotta da questo fatto che ha significato anche epistemologico in realtà. E va bene, stiamo parlando di equilibrio. Va bene? Adesso, questo non è tutto il mondo. Il mondo in realtà è ben più complicato perché il mondo per lo più è in non equilibrio. Allora, è possibile, utilizzando le idee che ci hanno portato a capire l'equilibrio, capire anche il non equilibrio, cioè capire anche l'evoluzione, non più solo microscopica. Ma l'evoluzione macroscopica dei sistemi, per dire una cosa che piace molto ai matematici in generale, per esempio l'idrodinamica, la turbolenza, questi fenomeni che possono essere studiati mediante la meccanica del continuo, ma la meccanica del continuo viene chiusa mediante proprietà termodinamiche, l'equilibrio locale, eccetera. Quindi, dietro, dietro, in realtà, non è pulita, è una teoria che io chiamo fenomenologica, non va dal modello microscopico alla realtà è possibile capire questi fenomeni invece dal microscopico? in realtà la risposta è sì allora adesso io faccio un, un salto logico passo al sistema meccanico generale non mi metto più in condizione equilibrio sono sempre per lo più con eh, l'interazione che non dipende dal tempo ma adesso ci possono essere perturbazioni esterne e quant'altro allora guardate in generale come stanno le cose, gli osservabili sono il mio punto di partenza fondamentale, ma non il solo. Allora, gli osservabili, e questa è meccanica analitica. Purtroppo ve l'ho scritta così, qualcuno non capirà, ma l'abbiamo vista, sono le equazioni di Newton. La evoluzione temporale di questi osservabili è di fatto data dalle equazioni di Hamilton dalla parentesi di Poisson per chi, per chi lo sa, e diciamo, la posso scrivere formalmente come la derivata è un operatore lineare applicato all'osservabile e ODT lo posso scrivere come l'operatore di evoluzione applicato alla condizione iniziale, all'osservabile la condizione iniziale. Sappiamo, l'abbiamo visto prima, che possiamo associare al sistema dinamico un ensemble, cioè una densità di probabilità. La densità di probabilità per costruzione è un oggetto che deve essere normalizzato, cioè è un oggetto che è integrato su tutti gli eventi possibili non può che dare uno. Quindi è una quantità conservata, come dicono i fisici. Cioè, se io vado a vedere che cosa succede, gamma lungo il moto, gamma è un gamma di t, questa quantità è conservata, io posso scrivere che la derivata lungo il moto, chiamata anche derivata assoluta o Lagrangiana, la, la derivata lungo il moto di f su dt deve essere per forza uguale a zero, perché la quantità è conservata e quindi se io seguo il suo moto eh, nulla si perde, va bene? e questo diciamo si può derivare formalmente adesso ve lo dico rapidamente, ma la derivata totale rispetto al tempo è la parentesi di Poisson più la derivata parziale rispetto al tempo. Quindi scopro che la derivata parziale rispetto al tempo della densità di probabilità è meno la parentesi di Poisson. Guardate su e guardate questa. Vedete che è semplicemente l'opposto della evoluzione temporale normale, cioè questo operatore evolve anche la densità di probabilità nel tempo ma col segno opposto. Quindi l'operatore di evoluzione, quello che mi permette di passare dalla condizione iniziale alla condizione al tempo t per l'osservabile, evolve con il suo aggiunto, evolve la, la funzione di probabilità. Sappiamo anche che se non ci sono disturbi esterni, quindi il sistema è stazionario e diciamo, non c'è neanche una forza esterna indipendente dal tempo che crei nel sistema delle correnti, cioè non c'è dissipazione, sappiamo che questa distribuzione dopo un po' diventa eh, indipendente dal tempo e di equilibrio. Potrebbe anche diventare indipendente dal tempo ma stazionaria e quindi non derivabile come abbiamo fatto all'equilibrio. Allora, teoricamente l'abbiamo visto, o è una variabile casuale, o di gamma di t è un processo casuale, anche se fondamentalmente deterministico, ma è casuale sullo spazio delle fasi, cioè sulla condizione iniziale e noi possiamo calcolare non solo proprietà medie, ma anche a, a questo punto le sue correlazioni temporali, che cos'è una correlazione temporale? È il valore medio nel tempo tau del prodotto fra l'osservabile a quel tempo e l'osservabile t, t, t istanti dopo. Va bene? E questo è Boltzmann e con lo stesso procedimento di prima può essere ridotto a, al punto di vista di Gibbs, cioè come un valore atteso, però di qualcosa di diverso, cioè dell'osservabile preso a qualunque tempo, per, moltiplicato per l'osservabile trasferito nel tempo. Per un, eh, e questo può essere visto per l'equilibrio ma in realtà si può fare anche per il non equilibrio stazionario, solo che in quel caso questa quantità non è nota a priori, non abbiamo argomenti analitici per stabilirla, al più se ne è stabilita in qualche caso l'esistenza. Che cos'è questa roba per un computazionale? Questo è quello che mi diverte. Per un computazionale la traiettoria è un serpentone in uno spazio ad alta dimensionalità e lui... In modo discreto ci risiamo in modo discreto, punto per punto, e se la calcola, si mette in memoria quello che è e c'è la traiettoria. Questi punti possono essere considerati un campione nel senso della, della, matema, della statistica matematica. Quindi, se io invece non li metto lungo il serpentone, ma li prendo distribuiti secondo una probabilità. Può essere equilibrio, può essere non equilibrio, ma se la conosco posso fare il Monte Carlo. Va bene? Se ho queste cose, io posso farne la media o posso farne il valore atteso e ho quello che mi serve. E se sono interessata alle correlazioni, la stessa cosa, solo che invece di prendere solo il serpentone e trasferirmi, prendo un punto iniziale, lo trasferisco sul serpentone e ho la correlazione, oppure lo medio così e ho quello che mi serve. Fin qua siamo in una condizione molto particolare, sono i fenomeni stazionari. Non è soddisfacente, non vorremmo sapere di più, cioè vorremmo sapere, possiamo anche seguire il comportamento statistico di sistemi che dipendono in assoluto dal tempo? E la risposta, a mio piacere, è sì. E, e, e la, la ragione è banale e mi porta dietro il teorema fondamentale che ha reso eh, famoso Onsager che è appunto il principio delle fluttuazioni regredienti in una forma particolare e che si deriva in una battuta. Questa è la cosa carina di questa idea che lui l'ha derivata senza formalismo, quindi è stato geniale, ma col formalismo è banale. E guardate come viene fuori. Viene fuori così, che un osservabile evolve nel tempo dal suo valore iniziale con questo operatore. Ok? È un operatore lineare sullo spazio, de, sul, sul, sul spazio delle funzioni, sullo spazio delle fasi e f di t, cioè la eh, misura di probabilità, la densità di probabilità, evolve con S croce. Allora abbiamo imparato che tutte le proprietà macroscopiche sono valori attesi su questa probabilità. Allora, questa probabilità al tempo t mi è data da nient'altro che dalla evoluzione che sia maledetto. Mi è data da nient'altro che dalla evoluzione della, della F di gamma e T0, della, è maledetto. Eh, della condizione iniziale fino al tempo T, mediata sull'osservabile, l'osservabile senza tempo. L'osservabile è una funzione sullo spazio delle fasi. Gamma, scusate, non ve l'ho detto, ma era per me banale, è l'insieme di RP, cioè il punto dello spazio delle fasi. Adesso, vedete, questo è l'operatore aggiunto di S. Quindi questo lo posso interpretare come un prodotto scalare e lo posso trasferire sull'osservabile e allora ho un valore atteso su una distribuzione che è la distribuzione al tempo iniziale. E questa può essere un equilibrio o può essere una qualunque distribuzione fisica che io sono stato in grado di costruire. Ma adesso vedete che questo valore atteso, e questo è Cubon Sager, cioè questo valore atteso che mi rappresenta il comportamento del sistema fuori dell'equilibrio, può essere ottenuto non calcolando la F di gamma e T, ma calcolando l'evoluzione dell'osservabile, una cosa che un computazionale sa fare fino al tempo t, con la dinamica perturbata, con la dinamica dipendente dal tempo che ho, sulla distribuzione iniziale. Se la distribuzione iniziale è di equilibrio, <coughs> vuol dire che entro limiti che possono essere degenerazioni e altri fenomeni che qui non discutiamo, ma in linea di principio, che tutto ciò che non è equilibrio, per esempio una corrente alternata, tanto per parlare, no? cioè per esempio un comportamento viscoso di un sistema, eccetera, può essere ottenuto dall'informazione che ho partendo dall'equilibrio e calcolando un'evoluzione. Ve lo faccio vedere in termini, di, in termini computazionali. Perché quella formula... È molto, è molto semplice, ma il suo contenuto non è affatto intuitivo. E spero di permetterlo di dire. siamo d'accordo che una dinamica è un serpentone nello spazio delle fasi. Siamo anche d'accordo che questo serpentone può essere utilizzato, se è lungo abbastanza, per informarmi sull'ensemble che è soggiacente. Quindi io posso fare per, per calcolare F0 di gamma, cioè la distribuzione iniziale. Io posso fare una dinamica, che è la dinamica del sistema stazionario, e campionarmi questo ensemble. Con Sager Cubo mi dicono che se io da punti qualunque di questa traiettoria, mi faccio delle piccole traiettorie, li ho chiamati segmenti diciamo, no? mi faccio delle piccole traiettorie che rappresentano l'evoluzione dalla condizione iniziale fino al tempo t secondi dopo, la media sul tempo di questo mi darà la media fuori dell'equilibrio della mia proprietà, quale che sia, qui ho, ho tutto, ho lo spazio delle fasi. E se questo fossi in grado di campionarlo, cosa che però so fare solo all'equilibrio perché solo all'equilibrio questa quantità è nota, questo è equivalente a avere un campione da f0 che è evoluto nel tempo all'indietro mi darebbe la probabilità al tempo T e in avanti mi dà. Mi dà la dinamica dell'osservabile che io posso calcolare, mi do questo punto e calcolo la dinamica del sistema. Va bene? Questo mi dice che il non equilibrio è in mano mia, quindi mi dice che io sono in grado di fare la termodinamica dei processi reversibili e dei processi d'equilibrio e dei, dei processi irreversibili nel tempo. Esiste una cosa generalissima e, e molto usata che però è un'approssimazione, quindi questa è la teoria generale, l'approssimazione è più miserabile, ma è la più famosa, che è la teoria della risposta lineare. Le formule sono complicate e non ci perdere tempo perché mi interessa capire l'idea. Immaginate che la mia hamiltoniana sia la hamiltoniana che mi dà l'equilibrio più una perturbazione. Ok? Allora è una forma semplice e io posso calcolare come si comporta la probabilità al tempo T a partire dalla probabilità F0, che in questi casi potrebbe essere quella di equilibrio, no? La posso calcolare al primo ordine e se la calcolo al primo ordine scopro una cosa carina. Scopro che la risposta nel tempo è la risposta d'equilibrio. Un, un, un integrale diciamo che guardato in dettaglio sono operazioni analitiche molto semplici. Va bene? In realtà mi porta a questa quantità che è nient'altro che la correlazione temporale fra l'osservabile portato al tempo t meno tau con la dinamica 0 per h. Punto che è nient'altro che un altro osservabile, di fatto, per F0 per F di tau in tau, cioè non è altro che la convoluzione di fatto, una funzione di risposta. La quale funzione di risposta è una correlazione d'equilibrio. Questo mi dice che se la perturbazione è piccola, tutti i fenomeni di non equilibrio possono essere ottenuti studiando le correlazioni all'equilibrio. È un risultato molto bello, ma è un primo ordine e quello che ha dato origine celebratissimo, è celebratissimo alle formule di Green Cubo e al teorema di fluttuazione e dissipazione. Tutte queste sono cose calcolabili e ho raccontato tutto quello che volevo raccontarvi. e La mia conclusione è questa: nel 1600, il Bravo Galileo ha detto questa cosa in latino. «Posuit Deus Omnia in numero, pondere et mensura», che può essere tradotta a da partire dal 956 con «Posuit Deus Omnia in peritissimum computatorium». E questa è la mia fine. Allora, grazie mille, grazie Giovanni. E Allora, intanto vi ricordo mh, che se volete Ma fare delle domande… non fare quello che tu mi hai chiesto, Maglia? Sì, a sì. essere elementare? Sì, sì, assolutamente. Chiaro, <ride> e anche soprattutto sulla parte finale, ehm, cioè l'ultima la seconda parte. Qui c'è un bravissimo, ehm, da parte di Jean-François, che comunque ti ha eh, fatto qualche domanda, mi dice che se sono troppe, di poi eventualmente si collegherà con te in separata sede, però eh, direi che intanto... Andrò a vedere che ci le dica. Sì, sono nella chat, adesso... Eh, ah ecco, abbiamo Massimo Bernaschi in diretta prima. <ride> Bene. No, no, fai parlare, fai, fai prima le domande che vuole fare eh, Gianfranco Mascari. Ciao Giovanni. E... Ciao Massimo. Ma guarda, intanto fai tu, io così se le ne seleziono un paio di quelle che ha richiesto. Intanto, visto che ci sei... Ehm... Vabbè, la mia più che una domanda è una specie <ride> di, di invito a Giovanni a fare una seconda puntata che sicuramente Giovanni, penso, si potrebbe divertire a fare in cui fa un'analogia anche più uh, forse estrema per chi magari appunto non è nel settore tra quello che puoi fare eh, con la meccanica statistica cosiddetta classica e la meccanica quantistica quando utilizzi quando vedi la meccanica quantistica dal punto di vista di Feynman e passi al tempo immaginario e quindi puoi fare una meccanica statistica che diciamo vede il tempo come se fosse un'altra dimensione. Ecco, quindi il mio più carto è un invito a Giovanni a fare una seconda puntata il seminario, è stato molto bello, grazie. E se, se vuoi raccogliere questo invito... Questo invito è una provocazione e mi piace Esatto. <ride> <ride> quindi perché no? Va bene, io segno Magari... già la data, la prossima data. No, adesso aspetta, questa era appunto un po' un invito provocazione, però volevo invece farti una domanda un pochino più... Però sei uh... d'accordo con me? Sei d'accordo con me che formalmente non è importante quale sia la dinamica, il linguaggio e l'idea generale è esattamente quella. Il Feynman ci ha dato un linguaggio e un procedimento che è calcolabile nel caso dell'equilibrio, non per la dinamica, che ci permette di spiegare fenomeni che classici non sono, come la superfluidità. Quindi eh, la provocazione è bellissima, perché c'è più fisica, e però Senti. la formulazione è quella. Certo, infatti infatti, infatti, infatti volevo appunto sottolineare eh, proprio questa analogia. Senti, invece, andando appunto, come hai detto tu, visto che comunque il seminario era tecnico, tu l'hai accennato a un certo punto, però poi eh, sei andato avanti sulla descrizione più generale e hai fatto vedere anche tutto il discorso di come siamo riusciti, nel, siamo riusciti. Qualcuno molto bravo è riuscito nel corso del tempo a aumentare la nostra capacità di fare questo tipo di simulazione. Ecco, la domanda che ti vorrei fare. È, tu vedi un limite, diciamo, in qualche modo legato al fatto che la tecnologia computazionale più di questo probabilmente non ti potrà dare per, per un po' e quindi ci dobbiamo, tra virgolette, acc accontentare o hai ancora la speranza che una buona idea, diciamo, chiamiamola algoritmica, una buona idea metodologica possa farci fare un ulteriore salto di qualità? Non ti sto parlando di quanto un computer, che quello è un altro discorso, naturalmente. Mm. Diciamo, nel mondo dei computer che tu hai usato per tanti anni. Questa è un'altra Vedi... provocazione bellissima. No, perché? Sì, sì, è un'altra provocazione bellissima, perché in realtà io mi sono limitato a dire qual è l'idea, cioè cosa vogliamo raggiungere. Però a partire da, da, dal 75, de fatto, eh, tutto il progresso della simulazione. È stato molto più un progresso di algoritmi che, che di forza del computer. La forza del computer ci ha aiutato tantissimo, naturalmente. Ma te ne faccio un esempio brevissimo: ci sono i fenomeni rari e i fenomeni rari con la simulazione brutano, non li vedi. Va bene? Allora, la, eh, diciamo, i simulatori si sono inventati il diavoletto di Maxwell, <ride> cioè hanno trovato un modo per produrre. Il fenomeno raro e poter calcolare la sua probabilità, quindi produrlo e non produrlo a cavolo, produrlo sapendo qual è la sua significatività in modo tale da poter poi tirar fuori proprietà che altrimenti non si sarebbero conosciute, per esempio le costanti di velocità nelle reazioni chimiche. E quelli sono molti ordini di grandezza. Quindi in realtà c'è davanti alla simulazione aperto un programma infinito. Io oggi volevo solo dire che fa, eh, qual è l'idea che vogliamo realizzare e come la realizziamo. Tecnicamente, come andiamo oltre ogni limite, no? è mediante inventando algoritmi, capito? No, cioè, no, assolutamente ma, no, no. Ma in realtà, tu sei stato ancora più preciso nella risposta di quanto io lo fossi stata nella domanda, e fammi fare una precisazione anche, forse, per gli altri. In questo caso, per me, algoritmo era più quello che tu hai chiamato metodo. L algoritmo, per me, forse, anche per chi fa cose computazionali, è dato il metodo come lo implementi in maniera efficiente, e quello è, è l'algoritmo. Mm -hmm. E poi c'è la tecnologia. E sono d'accordo con te, nonostante che io, formalmente, sono un tecnologo, che la tecnologia è l'ultimo elemento, è quello che conta meno, quello che contano sono i metodi. Dove serve il genio. No, no, non sono d'accordo, tu non sei mica, computer. non sei mica uno che fa l'acceleratore. Tu non fai computer, tu li usi. No, io faccio il meccanico <ride> però se è per questo, cioè, proprio vado in giro con le chiavi inglesi Comunque eh, volevo dire appunto che penso che sia questa molto qua, rilevante. Qua, non la conoscevo, <ride> penso che, che sia molto rilevante eh, eh, quello che tu dica in termini di metodo, cioè che tu vedi ancora spazio per delle idee geniali perché lì serve il genio sul metodo poi c'è l'algoritmo dove forse anche persone semplici come me possono dire qualche cosa e poi c'è la tecnologia che quella più o meno si compra al supermercato la tecnologia banalizza i metodi intelligenti adesso vedi che uso metodi in senso gli algoritmi i trucchi intelligenti e i trucchi intelligenti possono essere sporca cucina e lo fanno spesso delle persone che io detesto cioè per esempio Prendono il sistema e lo trascinano a fare le cose che si sa che lui fa raramente, ma se tu ce lo trascini non saprai mai qual è il suo comportamento spontaneo. Tu invece certo. devi, devi riuscire a. Tra... Ecco. Quindi bisogna farlo E farlo intelligente, quello richiede proprio genio. Cioè, okay. eh, diciamo, ogni approccio nel quale. Eh, insomma, le repliche dei Parisi sono un esperimento di pensiero, non sono con, direttamente computazionale, ma sono il genio che permette, mediante un trucco logico corretto, rigoroso, dimostrato rigoroso, di tirare fuori una cosa che altrimenti non vedresti mai. Capito? E hai hai, hai, hai detto in tre minuti il seminario che ho fatto l'altra volta con Tucci. Grazie. <ride> e qua mi fermo. Ciao. Lascio ciao. la parola ad altri. A ciao. Va bene, allora eh, vabbè, prima di chiudere faccio una domanda fatta da Jean François, che appunto ne aveva fatte diverse, poi magari ti contatterà diciamo privatamente. E allora intanto mh, lui scrive se mh, il serpentone di cui parlavi è un albero perché è una dinamica irreversibile, o dice altrimenti un grafo. Ora non so se si riferiva alla dinamica del serpentone fatto diciamo del del Gianfranco mi è simpatico perché la mente è la più contorta che ah, esista in questo esatto. mondo diciamo che interpreta oh. anche le domande bisogna veramente strizzarlo a morte perché lui diventi lineare no il mio serpentone ah. è l'evoluzione dinamica del sistema e è una è, vita è un è scritta okay. quindi non è un albero non è niente è una evoluzione okay. poi con Sager cubo ci fanno vedere che se io voglio, in realtà, io sono interessato a un'evoluzione che non è stazionaria, quindi non mi informa sulle sue proprietà statistiche immediatamente. L'evoluzione in cui la miltoniana dipende dal tempo, cioè la, le forze dipendono dal tempo, no, non porta mai a uno stato stazionario, è un'evoluzione. Va bene allora esiste un'evoluzione statistica ma io questa evoluzione statistica come la vedo su un sistema che non posso mediare sul tempo allora un sager cubo ci fa vedere che mediante questo salto logico cioè di trasportare la dinamica sull'osservabile e invece cioè que, quei segmenti laterali dovrebbero sì. essere pensati come partenti da ogni punto di quella traiettoria possibili ma... dinamiche le possibili dinamiche. Me ne basta un campione per calcolare la statistica. Certo. Quindi niente grafo, niente di niente, non è una categoria, è una evoluzione. Okay. Perfetto. Oh, poi sì. sono sì. N evoluzioni nel caso sì. che io non sono stazionato. Nostro... Sì, si sì. sì. scrive, condivido, perfetto, vedo diversi commenti. E forse chiuderei con il fatto di, eh, sempre di Jean-François, che forse suggerisce se mh, applicazioni al clima... Non lo so, teammate modeling. <ride> no, no, applicazioni al clima, al clima... Io chiamo quelle cose che vi ho raccontato mm. oggi eh, eh, meccanica statistica fondamentale o simulazione fondamentale, nel senso che eh, il mio intento è portarvi a vedere... Che queste possono essere teoria fondamentale. Tutti i modelli che voi matematici applicate e adorate, mm. in cui intrallazzate un po' con la proprietà fisica e tirate fuori in equazioni di rate parziali, una cosa del genere, <ride> è strettamente fenomeno. No, no, matematicamente mm. può essere difficilissima, e bellissima, ma dal punto di vista della fisica è fenomenologica. Cioè, vale solo per l'ambito nel quale è stata derivata. Va bene? Oh, la meteorologia, tutt'oggi, essendo molto lontana come scala temporale mm. da, dalle scale caratteristiche del microscopico, viene fatta con modelli fenomenologici e spesso continui, non particellari. Va bene? Oh, quindi, oh, però l'idrodinamica si fa, e diciamo, mi si chiedesse di raccontarlo con un Sager cubo, io ho descritto un fenomeno idrodinamico come il rilassamento di un'interfaccia continuo, però su base atomica, oppure la formazione delle celle di Benard si possono fare queste cose. Di nuovo, non sono sui tempi secoli sui quali sono interessata la climatologia. Insomma, quelle si fanno ancora con i modelli che voi, matematici applicate, amate. Vabbè. Vabbè. Meno male va bene allora qua io, io è beh, però, eh, lo ammetto eh, no, no, vabbè. allora poi vabbè ti invito a leggerti la chat con calma ah, ci sono ecco, diversi rimane, complimenti, quindi sì, non lo so per quanto rimane comunque se nel frattempo, come, come mentre, la leggo io la chat? sono ignorante accanto o no, sì. eh, oh, vai su youtube non so per quanto rimane sulla, a posteriori oppure dovresti avercela sulla, sulla destra eh, sulla cioè, quella privata, so. eh, vabbè, Le no, la, la puoi leggere su YouTube per sempre, ti puoi anche collegare dopo e darti un'occhiata, comunque rimane, rimane tutto in memoria, non possiamo più cancellarla eh, Va bene, allora io ti ringrazio e poi do appuntamento a tutti quanti per la settimana prossima per i seminari di intelligenza artificiale, fra 15 giorni per i seminari, seminari generali sempre dell'IAC, in cui dovremmo avere come ospite Emiliano Cristiani. E quindi ti ringrazio ancora Giovanni spero forse domani grazie se ci sei te, di incontrarci in corridoio dal vivo <ride> <ride> forse se in ci e se andate in <ride> corridoio non mi hai detto stati a casa esatto. e qua bisogna fare <ride> i vedi. turni e quindi niente arrivederci a tutti e grazie ciao ciao